Di Giovanna Maria Fagnani divergenze scomode erano state divise la coppia per mesi. Ha spiegato il suo avvocato nella richiesta presentata in tribunale lunedì. I due si erano sposati segretamente nel 2021. Nella loro villa in California. Avrebbe già un nuovo amore. L'attore Ethan Slater. Dopo 2 anni, il matrimonio tra Ariana Grande e Dalton Gomez arriva al capolinea. La cantante e superstar social ha 379 milioni follower su e Gomez. Un ex ballerino che seguito divenne un agente immobiliare nel campo degli edifici di lusso. Aveva fatto sposato nel maggio 2021. In segreto. Fronte a circa 20 ospiti California. Nella loro villa a Montecito. Dove vivevano dal 2020. La stella aveva dato la notizia del matrimonio un paio di settimane dopo su Instagram. Con una foto e lo dedica per sempre e ancora di più. Solo più 2 anni dopo. Arriva la richiesta divorzio. Presentata dall'avvocato Greg Mundy e seguita immediatamente dopo la richiesta Gomez. Secondo i media americani, i due vivevano separati da gennaio. Si erano incontrati precisamente per la vendita di una villa e avevano iniziato a partecipare. Nel 2020, durante il blocco, il cantante aveva sorpreso i fan, che lo credevano single, pubblicando una foto ciò li ha descritti insieme. Nel dicembre dello stesso anno, la proposta di matrimonio. Il matrimonio aveva da tempo iniziato a scuotere. Ora alcune voci, segnalate da TMZ e altri giornali americani, spiega che la stella avrebbe già una nuova relazione con l'attore Ethan Slater, con il quale sta girando il film Wicked. Gomez avrebbe anche partecipato ad altre persone. Ma lo stesso Slater si è appena separato da sua moglie Lily Jay. La sua ragazza dai tempi del college. I due dell'anno scorso sono diventati genitori di un bambino. Ezra. E oggi Lily Jay ha parole amare per Ariana Grande. Non è una ragazza che sostiene le altre ragazze. La famiglia Mai è solo un effetto collaterale. Spiegando che sto facendo del suo meglio per navigare sotto i riflettori che non avrei mai avuto ricercato e non mi ero mai concentrato su di me nella mia vita. Perciò mi chiedeva la privacy e il rispetto come individuo che non fa parte dello spettacolo e come madre. Ti chiedo di essere lasciato in pace per ricostruire la mia vita e crea il bellissimo bambino a cui ho dato alla luce l'anno scorso.